Konnichiwa, ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. E come ogni volta, oggi parliamo di Pitch Black, il capolavoro, vabbè, il classicone che ha praticamente lanciato la carriera di Vin Diesel assieme a Fast and Furious. Anche se ritengo la trilogia di Pitch Black, Chronicle of Riddick e Riddick molto più sincera dei Fast and Furious. Pitch Black, film del 1998, diretto da David Thewlis, che aveva anche diretto il carino The Arrival con Charlie Sheen, non era niente male. E questo è stato anche il mio secondo o terzo DVD che ho comprato. Me l'ero perso al cinema, l'avevo preso in DVD, e lo stile visivo del film, blu, tutto rosso, arancione, era molto particolare, però veramente carino come film, anche se dopo tanti anni la parte iniziale è un po' lentina. Ma passiamo subito a quello che ci interessa di più. Questa edizione Arrow è stata restaurata in 4K dalla Arrow, c'è il libretto dentro, lo dice lei, che è stata la Arrow a restaurare la pellicola originale sotto la supervisione anche del regista David Thewlis. E come si vede il film? Allora, fedeltà alla pellicola, fantastica, veramente la grana finissima, quasi invisibile e perfettamente riproposta. Però io leggevo al capolavoro come video, ma è abbastanza particolare. Il fatto è bellissima perché la pellicola, e su quello non si può discutere, però chi si aspetta, e a me piace così, però chi si aspetta nitidezza, dettaglio proprio da rasoio, come si dice, razor, potrebbe rimanere deluso, anche perché lo stile visivo del film è veramente veramente particolare. E poi aggiungiamo anche che dove c'è del computer, gli effetti erano stati fatti a 2K e poi buttati su pellicola, quindi gli effetti digitali su pellicola sono a risoluzione 2K e le parti con gli effetti CGI sono molto più morbide delle scene non CGI riprese dal vivo, quindi c'è un bello stacco tra una scena e l'altra, soprattutto nelle inquadrature scure e finali di notte dove c'è computer, è abbastanza morbidina. Però uno, i colori, anche se particolari, in Dolby Vision e HDR, che sono abbastanza simili, anche se sul Dolby Vision, togliendo e rimettendo il Dolby Vision, ho notato che per esempio le fiamme, quando hanno le torce verso la fine, quelle torce, quelle fiamme sono un pochino più calde, un pochino più vive, a mio parere, togliendo e mettendo il Dolby Vision. Però per il resto si assomigliano abbastanza tutti e due, c'è un po' più i colori leggermente più carichi, l'arancione è un pochino più arancione nel Dolby Vision, un pochino più carico, sembra, ecco, un pochino più contrastato il tutto. Però ottimo alla grande anche l'HDR, grana finissima. Ma dato che per dare questo aspetto al film, lo dice negli extra David Thewlis, il regista, praticamente sulla pellicola, prima di andare in stampa, hanno saltato un passaggio di lavorazione alla pellicola. Quindi questo, e lo dice il regista negli extra, nelle luci chiare, per dare quell'aspetto, quando c'è il blu è molto povero, per dare quell'aspetto nelle luci chiare si perde un po' di dettaglio, il bianco è più allargato, tipo un riflesso sulla fronte, è più bianco, si perde un pochino il tutto, fa un leggero effetto bloom dove ci sono le luci forte, quindi questo fa perdere un pochino di dettaglio, di nitidezza all'immagine. Ma è una scelta registica, cioè così il film, qui c'è la fotocopia della pellicola. Se mi chiedete il micro dettaglio, se c'è, non è costante per tutto il film, nonostante mangi il Blu-ray, che non c'è qua all'interno, e qua c'è solo la versione 4K all'interno. Comprate solo il 4K, il Blu-ray non c'è dentro, il Blu-ray lo potete comprare a parte. Rispetto, e guardate anche gli screenshot, al Blu-ray vecchio siamo in un altro pianeta proprio. Anche se da degli screenshot in certe scene, delle nuvole, degli strati di dettaglio si vedevano un pochino di più nel Blu-ray vecchio, ma era Universal, quindi edge enhancement, ritocco dei colori, si sa che la Universal nei Blu-ray, soprattutto i primi, paccioccava un pochettino, quindi bisogna prenderli con le pinze. Però l'immagine è bellissima, e vi dicevo, micro dettaglio, guardate, me ne posso dire una: quando c'è lo sceriffo che è incaricato di tenere sott'occhio Kohlhauser, sott'occhio Riddick, Vin Diesel, c'è Vin Diesel incatenato nell'astronave, e c'è questo primo piano, cioè nelle scene trattate al buio non c'è colore arancione o blu, quindi è la pellicola che riprende normale con la luce del set. C'è il primo piano dello sceriffo
il primo piano di Vin Diesel, quei primi piani, soprattutto Vin Diesel in penombra. Non gli vedete i pori della pelle, gli vedete che tipo di sangue ha, se ha zero negativo, zero positivo. È una cosa impressionante e quello mi ha fatto dire, ok, è un grandissimo trasferimento, perché qui dove c'è il dettaglio, dove la pellicola ha preso dettaglio, è riproposto perfettamente. Nelle altre scene esterne, ovviamente, ci sono stati dei trattamenti alla pellicola per arrivare a quello stile di film, di immagine, è perfettamente riproposto ed è quello che voleva il regista. Lì non ci deve essere quel dettaglio, perché è quello lo stile visivo del film. Quindi in quelle scene ci sono davvero due o tre primi piani che sono pazzeschi. Quello di Vin Diesel, quando parlano tra loro due, fate pausa e gli vedete i globuli rossi a Vin Diesel. È veramente una cosa pazzesca. E non è dettaglio da full HD, nitidezza al massimo, è proprio micro dettaglio estremo. Quindi è un grandissimo, grandissimo trasferimento. Passiamo all'audio velocemente. La traccia è esattamente quella che avete trovato in inglese DTS HD Master Audio 5.1 nel Blu-ray. La traccia non è stata restaurata né niente, è stata presa dall'Universal e messa qui. Peccato, perché mai come oggi, sentendo altri film in Atmos e guardando anche i personaggi quando guardano in aria, quando ci sono dei suoni strani, questo era un film da remixare in Atmos o DTS:X. Questo era il film. Anche espandendo il 5.1 in DTS Neuralix non è la stessa cosa, non tira tanto di effetti da sopra. Provato, ho risentito qualche scena e non va alla grande. Però è un buon 5.1, si risveglia maggiormente verso la fine quando iniziano a uscire le creature. Lì ci sono un po' più di momenti di scusanti per usare soprattutto i surround posteriori. Il subwoofer entra in gioco ogni tanto, ma si sente che è una traccia vecchia. Una ritoccatina io l'avrei data. È un remix in Atmos o DTS:X per Pitch Black. Ci stava al 200%. Proprio quando i personaggi guardano in aria, cacchio, noi dovevamo sentire, per chi ha un impianto Atmos, sentire sopra. E anche proprio gli effetti surround, secondo me una ritoccatina, potevano essere usati meglio dietro. Però, parere mio assolutamente. Passiamo anche agli extra. C'è una nuova intervista di 25 minuti al regista, filmata a David Thoe. Vi racconta tutta la storia della lavorazione del film, con qualche immagine di repertorio. Poi ci sono altre 5 interviste a attori, compositore delle musiche, però tutti audio, con sottofondo le immagini del film, perché sono state registrate in questo periodo Covid e hanno potuto fare tutto via telefono o internet, via Skype. Quindi un audio, si sente che sono tutte interviste compressate come audio, come quando registrate dal cellulare. Infatti non cattura più di tanto, a me piace vedere la persona che parla. Però ci sono, purtroppo il periodo è stato questo, e per far uscire la nuova versione di Pitch Black hanno fatto così. E poi ci sono tutti gli extra del DVD vecchio, tutti gli extra del vecchio Blu-ray, ci sono anche gli extra della versione Picture in Picture del film. Ovviamente non funziona il Picture in Picture, sono tutti gli estratti messi a parte, li potete vedere tutti insieme. Poi c'è anche l'anime, il cartone diretto da Peter Chung, creatore anche di Ion Flux, famosissimo Ion Flux di noi, generazione che guardava i cartoni su MTV negli anni 90, Trigun Cowboy Bebop, creatore di Ion Flux. E c'è l'anime in DTS HD Master Audio 5.1, perché non è mai uscito su Blu-ray, era solo uscito su DVD, e upscalata l'immagine, non è full HD o upscalata, e anche a tutti gli extra di quel DVD. Io ce l'avevo il DVD e ci sono tutti gli extra. C'è anche il contenuto online, c'era un fumetto prequel di Riddick, c'è anche quello, ci sono i trailer di tutti i film, anche di Riddick e anche del primo gioco Escape from Butcher Bay, che di videogiochi di Riddick ne esistono due, io li ho giocati tutti e due, anche se il secondo è un pochino meno carino del primo come meccaniche, era un po' il già visto. Ma il primo di Riddick, videogioco, è un'esperienza, e forse avessero fatto un film, sarebbe stato il gioco, la storia migliore di tutti e tre i film di Riddick, perché è veramente una figata di gioco pazzesca. Ok, ho detto tutto, grandissima edizione della Arrow, ripeto che non c'è il Blu-ray all'interno, c'è solo il 4K e il Blu-ray a parte, quindi dovete scegliere quale versione comprare. Nel 4K doveva esserci una slipcover, ma hanno annunciato che
non potevano più farla, non mi ricordo neanche il perché, quindi sarà la confezione normale. Ah, all'interno la copertina è reversibile, c'è lui di giorno, aspetta che il riflesso, c'è lui di giorno con gli occhialini e c'è lui di notte senza occhialini, quindi potete scegliere anche la versione che volete da mettere alla vostra amatissima custodia. Amarei Pitch Black, grandissima riproposizione della pellicola, non sono tantissimi momenti che vi faranno dire wow, però è la versione più bella di Pitch Black, quel Blu-ray e quel DVD zozzeria, perché per me il Blu-ray faceva veramente cacare, lo potete gettare dentro UCS, compratelo, l'audio non è stato rifatto, lo stesso vecchio, va bene, sufficiente, e tanti 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 extra, se non li avete mai visti anche gli extra vecchi ne avrete per ore. Arrow è entrata nel mondo del 4K, arriverà anche King of New York di Abel Ferrara con Christopher Walken, arriverà anche la loro versione di Crash che avrà lo stesso video della Turbine, il Master 4K era già stato fatto e ha più o meno anche tutti gli stessi extra, anche se la cover, il cofanettino è veramente carino dell'Arrow. Quindi grande Arrow che è entrata nel mondo dei 4K, speriamo che continui così, se si butta anche sui film italiani storici in 4K, boh, ci ha dato cacca fin sopra la testa alla grande. Chiudiamola qui, ci vediamo alla prossima puntata, sayonara e bye bye.